Allora, i beni ammissibili per iperammortamento sono quelli che il Ministero dello Sviluppo Economico ha inserito nelle liste riportate negli allegati A e B. L'allegato A è quello che si va a correlare essenzialmente con i macchinari e con i prodotti, chiamiamoli hardware, e si divide in linea di massima in tre: la parte delle macchine vere e proprie, la parte dei dispositivi per la qualità e la logistica, e la parte legata alla componente umana, quindi all'ergonomia, alla riduzione dei rischi, della fatica e quant'altro. La parte B invece si va a legare a quei software che servono, per così dire, a far funzionare Industria 4.0, quindi non troveremo sicuramente i software legati alle attività di ufficio, ma quei software che vanno dai CAD ai sistemi di gestione, ai sistemi per la cyber security, al cloud e quant'altro, che vanno appunto a costituire la circolazione di informazioni necessarie per implementare il 4.0.